Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Dopo il focus che abbiamo già fatto su Vietnam, Brasile, Regno Unito, Cina e Kuwait, oggi continuiamo nel nostro percorso di esplorare, grazie a dei testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può realmente rappresentare un'opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. Oggi parliamo di Emirati Arabi Uniti, uno dei paesi più sviluppati del Medio Oriente, composto da 7 Emirati. La sua popolazione è di 10 milioni e 700 mila abitanti, di cui soltanto il 10% sono emiratini e il restante 90% è composto soprattutto da espatriati di altre 200 nazionalità, a maggioranza da paesi asiatici. Gli Emirati Arabi Uniti godono di una posizione geografica imperdibile per potersi proiettare sui mercati in Medio Oriente, Africa orientale e anche Asia meridionale. Il paese riesporta, dati attuali, oltre il 29% del proprio total trade verso il Medio Oriente, l'Africa, l'India e la Cina. Molto importante ricordare che l'Italia è il nono paese fornitore degli Emirati, che sono il primo paese di sbocco del prodotto italiano nell'intero mondo arabo. Ben oltre 800 le imprese italiane presenti negli Emirati Arabi Uniti e i settori più apprezzati del nostro Made in Italy sono tutti i prodotti di consumo, specie quelli di lusso e brandizzati. Oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamone proprio per affrontare le opportunità per le nostre imprese negli Emirati Arabi Uniti, l'ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lehner. Buongiorno Lehner. Buongiorno, buongiorno a lei. Lehner, l'attuale congiuntura internazionale con l'indebolimento significativo dei dati economici nazionali causa Covid-19 e il conseguente crollo anche del prezzo del petrolio ha provocato problematiche non indifferenti in tutti i paesi del Golfo. Tutti gli stati della regione stanno ragionando su come ripartire i costi di un anno così difficile e soprattutto come affrontare deficit inattesi e particolarmente elevati. In quale modo, Lehner, durante l'emergenza Covid-19, il governo degli Emirati Arabi Uniti ha affrontato l'emergenza e soprattutto come ha supportato il sistema imprenditoriale? Sì, come ha detto lei, il paese è stato colpito, come i vicini del Golfo, sia dal Covid che dal crollo dei prezzi del greggio. La prima misura adottata sia a livello federale sia a livello dei singoli Emirati, in particolare Abu Dhabi e Dubai, è stato sul fronte monetario della liquidità. Quindi il sistema è stato innervato, diciamo, di liquidità aggiuntiva nell'ordine di circa 70 miliardi di dollari. Per un'economia, ricordo che Cuba ha circa 400 milioni di dollari di PIL. Mentre sul fronte della politica fiscale la manovra è stata espansiva per circa 7 miliardi di dollari, e come sappiamo qui non ci sono tributi, a parte una imposta sul valore aggiunto del 5%, però sono delle tariffe che sono state azzerate o ridotte. Quindi diciamo un intervento prevalentemente sul canale, attraverso il sistema bancario, sul fronte della liquidità, del sostegno, quindi finanziario immediato alle aziende. Quindi liquidità data in tempi reali e immediati? Beh, anche qui c'è stata un po' di polemica, naturalmente, per quanto poi ci possano essere evidentemente polemiche aperte, però si è capito che dei programmi per canalizzare liquidità a favore delle PMI sono stati attuati con qualche lentezza e il governo comunque corso ai ripari, la banca centrale corso ai ripari con il sistema bancario per cercare di accelerare le procedure, però c'è stato un momento iniziale di lentezza, però poi il tutto si è fluidificato. Certamente comunque anche qui evidentemente le piccole e medie imprese sono quelle che hanno sofferto e soffrono maggiormente. Ecco, ma adesso la situazione Covid-19 negli Emirati Arabi Uniti è oramai alle spalle? Si è ritornati regolarmente tutti al lavoro o ci sono ancora delle restrizioni? Allora, il quadro epidemiologico registra, possiamo dire, una situazione di plateau, come si dice adesso. I casi
attualmente positivi non aumentano più ormai da diversi giorni, ci sono nuovi casi ogni giorno, ma il numero di contagiati supera negli ultimi giorni appunto quello dei nuovi casi, per cui su 40.000 casi circa cumulati sono circa 14.000 quelli attivi. E questo anche, devo dire, il numero dei casi qui è anche considerato come il numero dei casi, diciamo, conclamati è alto come funzione dell'elevatissimo numero di test effettuati da questo paese, che è il primo al mondo per numero di test per milione di abitanti. Ecco, siamo ormai vicini ai 300.000. E quindi una mappatura molto, direi, articolata sul territorio nazionale. Comunque, con i casi totali, i casi attualmente attivi, direi, stanno riducendosi lentamente, la letalità è molto bassa, effettivamente, e comunque un quadro epidemiologico che registra ancora un numero di casi, ecco, non piccolissimo, benché appunto in discesa. E ciò nonostante, direi, comunque, ecco, dopo il periodo del lockdown, che pure qui c'è stato più stretto, nel mese, diciamo, a cavallo tra aprile e maggio, da qualche settimana ormai è iniziata la riapertura, in effetti, e con delle sfumature differenti tra Dubai ed Abu Dhabi, però sono aperti i mall, si può uscire anche per svolgere attività fisica, hanno riaperto anche gli uffici pubblici, anche gli uffici federali, il governo federale, quindi con il 50% del personale. A Dubai ieri i mall sono passati alla possibilità, diciamo, di avere il 100% quindi di capacità, e anche gli uffici pubblici sono passati al 100%. Quindi, diciamo, misure graduali di riapertura in un contesto epidemiologico sotto controllo, ma ecco, comunque con, vuol dire, ancora parecchia attività del virus. Molto bene. Per l'Italia, gli Emirati Arabi Uniti rappresentano sicuramente un partner commerciale con un grandissimo potenziale di sviluppo. È un paese con una forte voglia di ripartire e anche una chiara visione e prospettiva di futuro, tanto da prevedere addirittura un ministero ad hoc, il ministro per il futuro. Nel 2021, ad ottobre, si terrà la rinviata Dubai Expo 2020, che doveva appunto tenersi nell'arco di quest'anno, che sarà la prima esposizione universale in un paese arabo. Si prevede che coinvolgerà 192 paesi con visite attese di oltre 25 milioni di persone. Quali vantaggi, Lener, ci sono oggi nel fare impresa negli Emirati Arabi Uniti e quali sono gli scenari di investimento che si stanno delineando? Ma soprattutto, quali le opportunità per il nostro Made in Italy? Certo, hai toccato molti punti. Sicuramente un dato importante per i rapporti bilaterali, in aggiunta a tutti gli utili dati che lei ha citato, è quello dell'avanzo commerciale che abbiamo in questo paese. Questo è un paese col quale abbiamo circa 3 miliardi e 8, avevamo 19, 3 miliardi e 8 di avanzo, che in sostanza è più o meno l'8-9% dell'avanzo complessivo totale del nostro paese, e più o meno l'80% dell'avanzo complessivo in area Consiglio di Cooperazione del Golfo. Quindi un paese cui teniamo molto, un paese sicuramente strategico da questo punto di vista. E un paese che guarda al futuro, giustamente diceva lei, certamente c'è un ministero del futuro, ma questo è il paese dove c'è anche il ministero della tolleranza, dell'intelligenza digitalizzazione, artificiale. È chiaro. Sicuramente, sì. Quindi, diciamo, tensione, ecco, verso l'innovazione, verso il futuro costante e senz'altro è quella che è un po' la cifra anche, direi, per entrare adesso in questo paese, la chiave dell'innovazione. In tutto questo Expo rappresenta una grandissima opportunità, non soltanto a livello bilaterale, ma direi a livello globale, per tutti i paesi, per il nostro in particolare, per mostrare la propria capacità di innovazione al servizio, direi, dello sforzo globale per contrastare le grandi sfide del pianeta. Sicuramente sarà un Expo rinviata al 21, un Expo che farà tesoro dell'esperienza della pandemia, per cui non sarà l'Expo della pandemia, però sarà un Expo nella quale verrà ulteriormente valorizzata la cooperazione anche scientifica e tecnologica per affrontare le grandi sfide. E noi abbiamo tantissimo da dire e lo diremo all'interno del padiglione italiano, che sarà fortemente dimostrativo della nostra capacità di innovazione. Molto bene. Ha parlato ancora di pandemia, dell'emergenza Covid-19. In che modo la sua ambasciata
affrontato e se anche avete, come avete reagito, ma soprattutto se avete imparato qualcosa da questo blocco forzato dall'essere obbligati a lavorare e offrire i vostri servizi in maniera differente. Sì, certamente abbiamo, come gli altri uffici della rete diplomatico consolare, tenendo conto poi del contesto epidemiologico locale, abbiamo a un certo punto, abbiamo tenendo aperta l'ambasciata, ma ridotto fortemente la presenza in ufficio da parte dello staff, però abbiamo garantito i servizi consolari in ogni momento, soprattutto diciamo, c'è stata l'esperienza dell'assistenza ai nostri connazionali per le procedure di rimpatrio, che effettivamente per i quali c'è stata un'importante richiesta tra marzo e aprile in particolare. Questo è stato, direi, un po' il core business della nostra attività consolare in quel periodo. Abbiamo continuato a tenere anche i rapporti con le imprese e devo dire che in questa occasione è stata molto importante effettivamente la possibilità di utilizzare questi strumenti digitali, che personalmente ritengo che non potranno mai sostituire in questa attività gli incontri fisici, però ecco, in una situazione di emergenza hanno sicuramente supplito all'impossibilità di incontrarsi fisicamente, sono stati molto utili. Abbiamo organizzato un ciclo di incontri con le imprese italiane in questo paese, incontri partiti per settore per conoscere problematiche che si presentavano e le eventuali richieste, esigenze. Saranno incontri che continueremo a svolgere perché ci consentono appunto di mantenere il polso alla situazione. Per noi è fondamentale ovviamente fare rete con il nostro sistema imprenditoriale. Benissimo, gli Emirati Arabi Uniti sono poi particolarmente attratti dalla cultura, dalla storia e dalla tradizione italiana. In che modo la vostra ambasciata fornisce assistenza agli imprenditori italiani che vogliono cogliere le opportunità di business in questo paese? Sì, ha detto bene, c'è una grandissima domanda di tale, grandissima curiosità, grande amore per la nostra cultura e la nostra storia. In effetti, è per questo, venendo incontro anche a questo sentimento, abbiamo istituito l'anno scorso, il Ministro degli Esteri ha istituito un istituto italiano di cultura ad Abu Dhabi, primo nella regione del Golfo, nella regione direi del GCC, del Gulf Cooperation Council, e proprio per rafforzare questo pilastro della cooperazione che poi è fondamentale anche per incrementare la nostra presenza anche in altri settori. Quindi sicuramente è importante come sistema puntare sulla cultura, anche nella promozione del nostro sistema imprenditoriale, nella bellezza, nella qualità, nella ricchezza dei nostri territori. E la chiave per entrare in questo paese è l'innovazione. L'ambasciata sostiene le nostre aziende, naturalmente, fattivamente il lavoro di raccordo istituzionale, di sostegno, di orientamento informativo al mercato. Noi in particolare in questo contesto vorremmo rafforzare la nostra presenza in settore ad alta intensità di innovazione, in cui noi facciamo tanto, il nostro sistema delle imprese, della ricerca, dell'università fa un grosso lavoro che non sempre è noto qui, per cui vorremmo approfondire riunendo i nostri enti con gli omologhi emiratini le opportunità di cooperazione bilaterale nel settore, per esempio nei settori dallo spazio alla mobilità sostenibile, alle rinnovabili, alla cyber security, all'intelligenza artificiale, tutti i settori ad alta intensità di innovazione nei quali qui si investe molto e nei quali abbiamo sicuramente grandi competenze. Molto bene. Ogni tanto capita ancora di sentire imprenditori italiani che pensano che sia sufficiente avere un bel prodotto, un buon prodotto, ben fatto per poter andare a conquistare il mondo. Lener, esistono delle, chiamiamole, regole d'oro che un'impresa italiana che punti ad avere successo in questo mercato in grande crescita, quello nel quale lei ovviamente è chiamata come ambasciatore, quindi dicevo, gli imprenditori devono rispettare delle regole ben precise per evitare amare sorprese? Ma direi che ovviamente non esistono regole scritte, esistono senz'altro delle consuetudini, un modo di approcciare questo paese diciamo i suoi interlocutori istituzionali, imprenditoriali, senz'altro direi di evitare l'approccio mordi e fuggi, quindi l'idea di venire, vendere e andarsene. Ecco, quello che è importante fare qui evidentemente è creare un rapporto
un rapporto nel tempo e dare l'idea che si vuole effettivamente investire, quindi bisogna tutto, oltre che dare l'idea, credere in questo paese, quindi essere disponibili a investire del tempo, delle risorse e creare appunto un rapporto di fiducia con i propri interlocutori. Sicuramente è importante avere un partner commerciale, per molte attività è essenziale, ecco, e poi appunto creare relazioni personali basate sulla fiducia e sul principio che quello che si dice si deve poi fare. Qual è la classe dimensionale di imprese italiane che secondo lei possono trovare più sbocchi in questo paese? Ma direi le imprese medie, ora le grandi ci sono, claro. Ce ne sono quasi tutte le principali grandi italiane, operano ovviamente in gran parte in maniera autonoma, ma in raccordo con noi, spesso appunto con il nostro sostegno, ma sono ovviamente strutturate. Le medie aziende italiane hanno sicuramente, vedono qui, trovano qui grandi opportunità di inserimento, perché sono sufficientemente strutturate per poter approcciare un mercato comunque differente anche per quanto riguarda semplicemente il sistema regolatorio e hanno la dimensione giusta per poter competere poi con le aziende di tutto il mondo in quella che effettivamente qui è una piattaforma direi globale, in cui tutti sono presenti, in cui la chiave per entrare è evidentemente la competitività dei propri prodotti e dei propri servizi e quindi certamente occorre essere strutturati. Ecco, noi stiamo ovviamente a disposizione con il nostro sistema, evidentemente c'è l'ambasciata, c'è il consolato generale a Dubai, c'è un ufficio ICE a Dubai, c'è un ufficio di Sace Simest a Dubai, c'è una Camera di Commercio italiana a Dubai, c'è un sistema molto articolato di cui fa parte finalmente anche un Istituto Italiano di Cultura che, ripeto, per come vista l'Italia è un pilastro fondamentale della nostra promozione. Molto bene, io ringrazio l'ambasciatore Lehner per questa sua disamina di quelli che sono gli scenari possibili per le nostre imprese italiane negli Emirati Arabi Uniti. Ringrazio i nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro di approfondimento. Grazie ancora, ambasciatore. Arrivederci, grazie a lei. Grazie.